Stava lavorando su una pressa ed è stato investito da un tubo metallico. Purtroppo è l'ennesima tragedia qui alla Sabina Esplodenti. Le vittime sono accertate, lo hai detto, sono tre. Immediati soccorsi, ma i sanitari del 118 non hanno potuto nulla. Farsi male o addirittura perdere la vita per guadagnarsi da vivere. In Abruzzo accade ancora troppo spesso. Un operaio è rimasto gravemente ferito all'Aquila in un incidente sul lavoro nel cuore del centro storico. Purtroppo in primo piano c'è ancora una morte sul lavoro. Oltre la cronaca lo certifica anche l'INAIL, con dati che, avverte l'ente, non sono ancora consolidati, ma che indicano un trend tutt'altro che positivo. L'anno scorso nella nostra regione sono stati 36 gli incidenti mortali, a fronte dei 21 dell'anno precedente. Sostanzialmente stabili gli infortuni, oltre 12.000 quelli denunciati, meno dei circa 16.000 dell'anno precedente, ma il dato risente del calo delle denunce per Covid, che rientrano in questa voce. In altri termini, al netto dei contagi, in fabbrica o in cantiere, tantissimi lavoratori abruzzesi continuano ad infortunarsi. E troppi, decisamente troppi, non tornano a casa. E qui il dato spaventoso viene fornito dalla società Vega Engineering, che ha elaborato i dati INAIL. In Abruzzo, sul posto di lavoro, si muore più che altrove in Italia. Il numero dei decessi rapportato a quello degli occupati, infatti, è il più alto in assoluto ed è quasi il doppio della media nazionale. Il problema è molto spesso che tante persone si inventano dall'oggi al domani imprenditori, non avendone, diciamo così, nella cultura, nell'organizzazione tecnica e organizzativa, e questo va a danno delle imprese serie. A questo dobbiamo aggiungere anche la catena dei subappalti, che a cascata crea concorrenza al ribasso. E la concorrenza al ribasso, lo sappiamo tutti, comprime i costi della sicurezza e soprattutto anche i costi dei lavoratori. Da un punto di vista territoriale sono le province di Chieti e Teramo a contendersi la maglia nera delle morti bianche. L'industria, compresa l'edilizia, continua ad essere il comparto dove si muore di più, seguito dall'agricoltura e dal pubblico impiego. Aumentate sensibilmente, infine, anche le malattie professionali. Numeri impietosi ai quali, secondo la UIL, bisogna aggiungere un altro 10% di infortuni non censiti, perché accaduti in quella triste nebulosa che va sotto il nome di lavoro nero. La tragedia di Firenze ce lo insegna. Lavoratori nero mal retribuiti, assunti con contratti inferiori, quindi non corrispondenti al lavoro che fanno, e quindi tutto questo genera anche la precarietà, diciamo così, in cui vivono questi lavoratori, anche con ritmi spesso micidiali. E cambiando dall'oggi al domani un'azienda o una mansione, e questo fa sì che purtroppo l'infortunio mortale si verifica. Fatto sta che l'anno scorso in Italia 1.041 persone, di cui 36 abruzzesi, hanno perso la vita mentre si guadagnavano da vivere. Un'ecatombe indegna di un paese civile. Le morti sul lavoro feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi, perché la sicurezza del lavoro di ogni lavoratore riguarda il valore che attribuiamo alla vita.